Signorotti, tra l'organizzazione 13 che fa qualcosa e Diz, alleato con Riku Ansem che ne fa altre, e Namine che ne fa altre ancora, e Kairi che soffre di amnesie non ben definite, noi andiamo con il nostro nuovo amico a scoprire i misteri della città per fare i compiti delle vacanze. Ma vi pare normale? A me non mi pare normale. A me non mi pare normale, ma soprattutto mi dà un fastidio sta roba che non avete idea. Vivi intanto, stai bene? Devo allenarmi così diventerò forte come Seifer. A proposito, lo trovi al ring di sabbia a mano nell'urlirti di batterlo. Ma a me non me ne frega niente in questo momento. Non me ne frega niente. Allora, dobbiamo andare ai gradini, che dovrebbero essere qua. Ai graniti che ci portano alla torre. Sta parte è brutta, lo so. Allora non so solo io che ho degli scompensi e dell'odio profondo verso questa parte di storia. È proprio che è così. Ah, sì, no, dobbiamo andare qua alla stazione. Non ho alcune informazioni a proposito delle sette meraviglie. Vuoi prendere il treno in stazione, vero? Sì, io non so ancora che cosa farò. Ok, mi ricordavo bene che dovevo arrivare qua. È l'unica parte che sto capendo, sì, ma non c'entra niente con la storia. Audio, tutto bene? Questo lo dici tu. Io sono competitivo. Ok. Ma c'avevo 60 manni, come sono riuscita a salire sul treno? Vabbè. Allora, ciao Gallo, ci vediamo stasera con Sumeru. Lui non ce la dovrebbe avere più. Infatti. Perché ce l'aveva Riku Ansem, non si sa quando ce l'ha portata via, ma ce l'ha portata via. Ci è rimasto malissimo. Da la tristezza di sto ragazzo. Ciao Tori, tutto bene? Ma l'avevo messa nel culo! Ah, non c'è più! Oh no! Oh no, che brutta cosa! Addirittura operazione. Cavolo, spero vada tutto bene, Gallo. The ones that count different going up and down? Actually it's the stupidest thing ever, but what? Rai's the one who counted. He's like, every time I count it's different, you know? Ma semplicemente non sapete contare. So he just counted wrong? Hey, no worries. Ma li devo contare per davvero o fa tutto da solo? Cioè, perché io non mi metto a contare un cazzo di niente. Ho una mappa delle sette meraviglie, se ti perdi vieni da me. Ah, bella! Cioè, bella, mappa delle sette meraviglie, sacco animato, il sosia. Lamenti dal tunnel, l'amico da dietro il muro, la scalinata dei misteri. Sì, ma so 5. So 5. Vabbè. Un po' come 9 come i sette nani. Non vedo differenze. Minchia, ma stai ovunque, un incubo. Ci sono tanti vostri visitori, no? Per esempio sono i vicoli, i ciechi, i tunnel, bla bla bla. Tipo questo è un posto misterioso? Indago! Minchia che paura!
preso in faccia. Non ero pronta. Colpisci. Colpito. Minchia, che culo d'ori. E che hai trovato? Dici un po'. Eri tu, Roxas? Eri tu che stavi giocando con un pallone? Sì. Non capivo da dove fosse uscito fuori. Mi ero spaventato. Ma ora è tutto chiaro. E questo spiega una delle sette meraviglie. Ovvio. Questa è una settima meraviglia, che non la vedi? Cioè, pazzesca, pazzesca. Ho qualche flash di ricordo di sta parte. Chissà che mi ricordo sta parte. Sta mappa mi dice qualcosa, non so cosa, ma mi ricordo qualcosa. Le rimembranze di anni e anni fa. Come va? Questo posto sembra sospetto. Guarda com'è sospetto questo posto! Oh mio Dio! Vuoi buttarti nel mare? Volevo farlo finire di soffrire, sto povero Roxas. Oh mio Dio! L'ombra di Roxas. Ma comunque tutta questa parte non ha senso per la storia, vero? Vai. No, perché io non trovo il collegamento tra questo, Sora e l'organizzazione 13. Cioè, proprio non lo vedo. Ed è l'arma di Kokomi. Vabbè, ma l'assicurato comunque ti rimane. Però se c'è un PG che proprio vuoi, buttalo lì. Non sprecarlo prima. Stai bene? No, mi ha picchiato l'ombra. Tutto a posto. Che paura. Ero sicura di aver visto qualcuno, ma era solo il mio riflesso. Scoperto che c'è questo dietro una di quelle meraviglie. Ma le meraviglie, secondo me, sono questi fiori quadrati. Con questa precisione incredibile. Oh no, mi faccio uccidere dal tram? Oh! Era tutto... tutto calcolato. E i gradini, scusatemi, mi sono persa, mi sa che erano all'inizio. All'inizio. No, mi sa che i gradini non so niente. Eh beh sì, se ti interessa Gani, allora non sprecare le primo gem sull'arma. Assolutamente fai benissimo. È un problema di scarsità poi di materiale. Allora, qui c'è roba. Roba con due B, anche qua c'è roba e non l'avevo vista. Ma posso andare qua sotto? Non sembra molto sicuro. E va bene. Ah, che ci fa Vivi qua? Ma sarà Vivi o sarà l'altro Vivi? Oh no, oh no, quanti Vivi! Troppi Vivi!
Ah, li ho già fatti i gradini? Ok. Madre di Dios. Ai! Ma gli dai un colpo e si spostano! Hai capito? Ok. Vivi era una delle meraviglie. Pam! Un destro in bocca. Che cosa c'è, Roxas? Volevi allenarti un po' anche tu? Ma veramente? È solo che c'erano tanti te. Ma non glielo dire che sembri pazzo! Io vado. Ho finito qui, Roxas. Tu fai pure con calma. La voce misteriosa era solo Vivi che si allenava. Che meraviglia incredibile. Ah! Non posso entrare ora. Sì, mi dicono cose che non mi interessano. Iperguardia. Ah! Guarda, 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 0 di 5. Ma ce l'ho tutte attive, mi sa. Ce l'ho tutte attive, tutte attive. Volevo vedere la mappa io, ma non ce l'ho la mappa. A meno che non si apre così, no. Non ce l'ho la mappa. Però c'era il coso qua giù. Il coso qua giù in fondo. Collina del tramonto. Il mio cane scappa sempre. Ho dei ricordi di questo posto, ma non mi ricordo bene che cosa c'era. Sei andato fino in cima al tramonto della collina, è bellissimo. Salta in groppa al sacco. Ho rimembranze della mappa, ma non... ma non di tutto questo. Madonna, guarda come cavalca Roxas! Mamma mia! Un cowboy! Iha! E però gira se ti dico di girare. O no? Niente, non gira. Mi sta uccidendo il sacco, eh? Altro che Adam Page, la Roxas è il migliore. Madonna santissima, raga. È un sacco indomabile. Altro che Spirit. Porcaccia miseriaccia. Roxas ha smesso capo da un cazzo di sacco. Ma gira. Oh. Morto. Il sacco è morto. Ah, ma c'era il cane dentro della bambina di prima. Ma poverino, l'abbiamo ucciso. L'hai fatto uscire dal sacco. Poverino.
Vabbè che è un bambino, però, cioè, capito? Ah! No, no, non era proprio un cane. Era un cane differente. Si è scordata di togliere i suoni, vero? Vero? Mannaggia, chi so io. Wonder number 6. We got another lead. The ghost train mystery. Everybody knows about wonder number 6. Tutti la conoscono, anche io ovviamente. Did you find out where the train runs? You can see it from Sunset Hill. Andiamo a risalire nel treno. Ma c'eravamo alla collina del tramonto? Ah, perché si vede che poi ci siamo spostati. Si vede che poi ci siamo spostati. Ma infatti mi ricordo che là c'era qualcosa. Perché mi ricordi su Kingdom Hearts 2 che ho giocato per un'ora? 20 anni fa, sono così confusi. Rumors are true, it'll be here any minute. For they say the train is empty. No driver, no conductor, no passengers, no return. I bambini sono diventati maggiorenni, intanto che aspettavano il treno. We've got to make it to the beach next year. Ah, yeah, questa spiaggia. Yeah, we better get Chobbs the second vacation starts. Good afternoon, slackers. What are you doing out here? Huh. What do you care? Proprio a lui. I don't. Tell me anyway. Il teppista di quartiere. Waiting for the ghost train. Why does looking at you always tick me off? I don't know. Maybe it's destiny. Destiny? In that case, let's be friends. Silvietta, che c'è? Che succio? I don't feel like cooperating with destiny. When have you ever cooperated with anything? Bro. Cypher. I know. Tomorrow. Look. L'ha visto. L'ha visto. Ma qua non c'è la gelateria, ecco perché non stanno a mangiare gelati, sta dall'altra parte la gelateria. It's really true. And there's really no one aboard. What's the catch? Ma quello è il treno 9 3/4. Then it's real? Let's go to the station. Ah, però si ferma. C'è il gatto che c'ha un momento di coccolite. C'è Harry Potter. What? You'll get hurt. Come ti farai male? The train will be arriving shortly. L'ha visto solo lui? È davvero il binario 9 3/4? Gattina. Gattina. Non rompere le cose. Come on. A train came from the beach. There was no driver, right? Let's go. Right? Pensavo lo spingesse sotto il treno. Mettiamo fine alle sofferenze di Roxas. Let's go home and work on the paper. The rumors were bogus. The end. Sound good if we write about all the work we did. Una relazione accurata. Who cares? I do. Come on, Pence. Whatever.
Roxas. It's at that haunted mansion. Fatto, ho fatto i miei compiti. Apposta alla prossima. Allora, non ho ben capito. Il buco nel muro. Ah, ok. Ah, quindi si va da Namine. Giusto? La storia di Roxas e la droga. Questa sarebbe forse la cosa migliore. C'è il trick? Mamma mia. Wow. Wow. Ma si vede che il gatto sta per distruggere tutto. Sì, meno male. Whee! Ah no, devo premere. Aspetta. Premi. Wow. Pam, morto. Trauma cranico. Aiuto. Ok. Il bosco. Allora, credo che la sequenza che mi sia rimasta impressa sia questa, sia letteralmente questa. Quella che io ricordo sempre è del famoso cancello che vi nomino da 358 giorni e mezzo. Sai che è questo? We were gonna check the mansion out tomorrow. It is the most suspicious place. Right. Even Cypher's gang was gonna help. Cypher? Yeah, Hainer asked him to. Ormai siamo tutta la combriccola. Ah! Ah! Sì, è questa. So, con la tipa. What are we looking for? Sì. Well, they say there's a girl who appears at the second floor. La ragazza che appare al secondo piano. Sì. Years. Ecco tutto quello che mi ricordavo di Kingdom Hearts 2. Esattamente questo. E i disegni, yes. Okay. Questo era tutto quello che mi ricordavo di Kingdom Hearts 2. Sì! Che disegni sono? L'isola. Cari, gente dell'organizzazione. Roxas. Namine? Il frutto. Loro due insieme. This is... me? And Axel's here too. You are best friends. Very funny. Don't you want to know the truth? About who you really are? No one knows me better than me. Of course. But I don't get what's been happening lately. C'è un focus importante su Axel, comunque. You know these three, don't you? Yeah. Sora, Donald, and Goofy. They're from the dreams. About a year ago, some things happened. And I had to take apart the memories chained together in Sora's heart. But now, I'm putting them all back exactly the way they were. It's taken me a long time. But pretty soon, Sora will be his old self again. The process has been affecting you too, Roxas. You mean the dreams? Yes. You and Sora are connected. And in order for Sora to become completely whole again, he needs you. Me? What for? You hold half of what he is. He needs you, Roxas. Namine? Namine. Who are you? I'm a witch, with power over Sora's memories and those around him. A witch? That's what Diz called me. But I don't know why I have this power. I just do.
facile spiegare cose così. I can't help you there. Quel disegno lì è ovunque, guarda, sia di qua che di là. Suddenly I feel like I don't know myself at all. I guess I would like to know. What do you know about me that I don't? You were never supposed to exist, Roxas. What? How could you even say such a thing? Even if it were true. I'm sorry. I guess some things really are better left unsaid. Roxas! Roxas! Huh? Did you trance, praticamente. Yeah. Watch the window. Closely. Ah, Lane. That's just the curtains moving. There must be a draft somewhere. I'm surprised this old place even has curtains. Yeah. Well, let's head back to the usual spot. Hainer and Olette are waiting. Hey guys, how'd it go? The girl in the window turned out to be a curtain flapping in the wind. I figured as much. The report's already done. All right. Che ricerca incredibile. So, wanna go find Hainer? He's probably at the station. You know, we only have two more days together. Ok, dopo morite tutti quanti. Summer vacation, remember? Oh, right. Quindi, cioè, non è che vi segregano dentro la scuola? Ma un bel gelato oggi, no? Possibile? Un'ora senza gelato? Ah! Mi stava preoccupando. Mi stava preoccupando. C'è sto lag. Tomorrow we search the town. Next day's the fair. The last day of summer. Don't say that. Give me an ulcer. Not if you explode. Alle 8 di mattina, alle 11 di sera legati al banco. Tornate il gatto. Ma si è rotto tutto qua. Why did you show him the train? Because he missed the trip to the beach. That's almost kind of you. No. Ma che è sto treno? What about you? Are the holes in your memory starting to fill in? Sì, ma dove sono finiti loro? The haze is clearing. The same thing is happening to everyone who had ties to Sora. Very soon, to them, he'd be like a good friend who's gone away for a year. I've waited, and now I want to know. What is it that you want? Revenge. Revenge. Now for the finishing touches. First, we must dispose of Namine. Ma perché? Splendid job with Sora, but it's high time she disappeared. Roxas isn't the only one who was never meant to exist. Take care of it, Ansem. Ma perché mo vogliono far fare Anna, mine? Restoration at 97%. Gorge, is that all that's left of the world taken by the Heartless? Those worlds will be restored if we beat Ansem, right? But if we do beat him, and all these worlds become restored and disconnected, what's gonna happen to this place, and to us? All worlds begin in darkness, and all so end. The heart is no different. You see, darkness is the heart's true essence. That's not true! The heart may be weak, and sometimes, it may even give in, but I've learned that deep down there's a light that never goes out.
Kingdom Hearts! Fill me with the power of darkness! Wrong. La luce! I know now, without a doubt, Kingdom Hearts is light! Now, Sora, let's close this door for good! No! No! Take care of her. Basta con queste scene, mi spezza il cuore. Lo so, lo spezza anche a te. Kairi! Sora! Kairi! Remember what you said before? I'm always with you too. I'll come back to you. I promise. I know you will. E mo che le scene di Kingdom Hearts 1 sono finite, come fanno? Come fanno a mandare avanti la storia di Kingdom Hearts 2? Finalmente roba nuova. Ah, se mi fanno vedere sta cosa però è interessante. We've got to find Riku and King Mickey. But where do we start looking for that there door to the light? You know? Gorge, that's the king's seal. Hey, have you seen King Mickey? Let's go. Fammi vedere come è arrivato al castello. No, lui è così, è apparso. Quindi questa è la Marluscia? Gatto, per favore, stai fermo. Ah, quindi mo iniziamo a vedere tutto Chain of Memory. Ah, ho capito. Funziona tutto così, Kingdom Hearts 2. I've been to see him. He looks a lot like you. Who are you? Allora, siamo già arrivati al finale di Chain of Memory, quindi niente. Io posso giocare così, raga. Cioè, boh. Why? Why do you have the keyblade? Ma io che cazzo ne so perché ce l'ho io il keyblade. Ma io posso giocare con la gatta che passeggia sopra la mia testa. Che effettivamente lui non sa perché ha il keyblade. Ce l'hai, basta. Che bel cappello, visto? Visto? Vera pelliccia viva al 100%. Ah, è vero, le cose dentro al castello le ha dimenticate. Ecco perché se abbiamo fatto il balzo. Bella, bella, è vero, è vero. Interessante. Man, I could not sleep last night. Guys? Cosa? Perché Moro è invisibile? Che è successo? Allora non è mai esistito. Cancellato. Cancellato. Vabbè, a questo punto abbiamo capito che Deez ce l'ha a morte con tutti e nessuno. E quindi li vuole cancellare tutti dalla faccia della terra. Devono morire tutti perché non dovrebbero esistere. Va bene. Va bene. Così, a caso. Buongiorno! Look at what it's come to.
I've been given these icky orders to destroy you if you refuse to come back with me. We're best friends, right? Che ha parlato con Namine? Sure, but I'm not getting turned into a dusk for... Wait a sec. You remember now? Yeah. Great! But, you know, gotta make sure and all, so, what's our boss's name? Remo, stai troppo oltre. Oh, can't believe this. No, stai andando bene! Vabbè, no, perché pure l'organizzazione non è che te vuole fare così male, cioè così bene. Insomma, te vogliono uccidere un po' tutti, Roxas, sei spacciato. Gatto, non mi puoi mangiare il pollice mentre io gioco, però. Mi stai mangiando il pollice? Have you memorized? Beh, sì, infatti la mia idea di buttarti nel mare, di buttarmi nel mare, di buttarlo nel mare, non era poi così brutta, eh. Ma tanto. No, Axel non fa così. Misha. Roxas, to the mansion. The time has come. Aspettate, hey, che la Misha sta messa in mezzo ai fili. Pausa. Che è successo? Quello è bloccato. Aspettate che devo buttare fuori il gatto, perché in questo momento si sta ficcando in mezzo ai fili e butta giù tutto. Oh, non si fa così. Non si fa. Ma posso avere un gatto normale? Cioè, di tutti i gatti che c'ho, manco mezzo è normale, ma... Chiedo tanto. Uno di quei gatti che si mettono in braccio e dormono. No, devono andare in giro. Devono andare in giro, devono rompere le cose, buttare giù le cose. Allora, Diz mi ha parlato e mi ha detto vai alla villa? E mi sei bloccato così? Axel... Voglio un Axel così in giardino a fare tipo la statua dei sette nani. Però io c'ho Axel. Bello, mi piace. Però pure, cioè, anche Diz vorrebbe uccidermi, cioè, che nel senso. Roxas that I know is long gone. Fine, I see how it is. No, lui si è rassegnato che il suo amico non tornerà mai più. No, Axel. No. Eravate un bel duo. Erano un bel duo. Erano un bel duo. Sono triste. Ma chi se ne frega di Shion? Era Axel e Roxas. E lei si è messa in mezzo. La villa. Dov'è? Spariti. Comunque lo vedi che il cancello era un ricordo importante? Cioè, 1, 2, 3 stanno al cancello. Yeah.
Livello 4! Axel sarebbe molto figo anche da simile, sono sicura. Don't call me and then lock me out. Gli ha fatto vedere, se fa così. Bravo! Anda, capisce al volo. Ogni tanto capisce al volo. Qualcuno salvi Axel. La villa. Madonna santa, si è messa male. Ma pure qua dentro stanno. Ma mi sa, adesso che ci faccio caso, che le abilità non sono attive. Perché per esempio lo scan non funziona. Fammi un attimo smanetta. Roxas scan attiva. Aha! Balzo aereo. Quando ti colpiscono tanto forte per attivare, premi M per equilibrare. Premi M per sbloccare. Oh! Wow! Fai così e si equipaggia. Supporto, azione, armi. Ok, ok, ok. Adesso è cambiato tutto. Vai a Liga, compra il tuo mobile. Ma perché c'è una statua di un boh, pony alato? Ah, perché anche qua ci sono dei pony alati. Ma che allenamento di merda. Il castello sta cadendo a pezzi. Vabbè, ma basta da una sistemata. Cioè, voglio dire, se posso interagire con qualcosa. Ah, adesso c'ho lo scan. Cambiato tutto. Robetta. Che paura. Mi sono spawnati così davanti all'improvviso. Oh, abbiamo la guardia finalmente. Ecco tutto bianco. Non l'ha riconosciuto io, sto disegno. Ah. Ah, ok. Mi sembra una montagna di ghiaccio, non un grattacielo. Your mind's made up? Why did the Keyblade choose me? I have to know. You can't turn on the organization.
Organization 13. They're a bad group. Malvagio. Or good. Ah. I don't know. They're a group of incomplete people who wish to be whole. To that end, they're desperately searching for something. What? Kingdom Hearts. Funny? It's just... I think... I've been running away from the question I really want to ask. What's gonna happen to me now? Just tell me that. Nothing else really matters anymore. You are... Nominee! No! Che è successo? There's no knowledge that has the power to change your fate. Even if it doesn't, I want to know. Minchia Thanos. I have the right to know. A nobody doesn't have a right to know. Nor does it even have the right to be. But what is a nobody? Diz, we're out of time. Too many nobodies. Quanta gente? Roxas. Nobodies like us are only half a person. You won't disappear. You'll be whole. I'll disappear? No further outbursts. No, you won't disappear. You'll... Wait. Ma falla parlare! Roxas, we will meet again. And then we can talk about everything. I may not know it's you. And you may not know it's me, but we will meet again, someday soon. I promise. Let her go. Nominee. I segni di Nomine. Ah, ci siamo fottuti il taccuino. Ok. Mappa dell'area. Sì, ormai vado avanti a inerzia, ragazzi, sto più a capire niente. Vado avanti a inerzia. Volevo vedere i disegnini, in realtà. Volevo vedere un po' di disegnini. Abbiamo un po' di Rick, un po' di Axel, un po' di Kingdom Hearts 1. Bellino quello sul tavolo. Che vuol dire? Questo è l'uovo. Con Ricco è una chiave. Qui c'è Axel. Ma i pastelli a Namine, no? Ma chi li compra? Così per dire. Chi glieli compra? Chi glieli compra? Vabbè, salva. Andiamo avanti a inerzia, signori. Ve l'ho detto, io ormai mi sono completamente persa su Kingdom Hearts. Ci sono troppe cose, troppi dubbi. Smetto di fare le teorie. Vado avanti e quello che succede, succede. Ma io non ho capito, no? Boh. Sti nessuno. Ma se non danno fastidio a nessuno, no? Ma perché qualcuno deve rompere i coglioni? Se si riesce a mettere a posto Sora, e Roxas fa la sua vita, e Sora fa la sua, come per esempio Namine con Kairi, ognuno la sua, non vedo quale sia il problema di nessuno. Lasciandoli sta a posto. Non posso. La villa. Oh, un sacco di loot. Fermi tutti. La bandana elfica. Beh, la bandana elfica mi sembra importante. Poi non credo che gli elfi portino quella roba, però quello è un altro discorso, sono elfi differenti da quelli che conosco io. Elfi moderni. Ok.
Expo un po', non si sa mai. Visto che qua di combattimenti ce ne stanno abbastanza pochi, quando li vedo mi ci butto, perché non si sa mai quei livelli, con i livelli che succede, ecco. Allora, non so se qui è la stessa stanza. Controlliamo. Ma non credo, no, infatti. Ah, ma questo l'avevamo già preso. Tiè, disegna pure lui. Ma che ha disegnato? Ma che ha fatto? Ma come ha fatto? Non mi faccio domande. Com'è la storia? Non mi faccio domande, vado avanti. Io volevo vedere il simbolo sul tavolo, non me l'hanno fatto guardare. Non pensavo che scompariva tutto. Ok, quindi qua è la sala di controllo dove Diz controllava i progressi di Sora. Questi sono i ricordi di Roxas, però. Cioè, parliamo neanche di questa cosa. Will it work? If we can maintain the simulated town until Namine finishes chaining together Sora's memories. What will happen to Roxas? He holds half of Sora's power within him. In the end he'll have to give it back. Until then, ma l'hanno vestito. Another personality. Throw off his pursuers. Poor thing. It's the fate of a nobody. Ah, perché questo era primo. Era prima. Sta implodendo, diventa Hulk adesso. No, Sora non si fa. Sora, Roxas non si fanno queste cose. Però si può capire, cioè è frustrato, c'ha ragione. Città fittizia. Ma in realtà non è la prima volta che ci dicono una roba appunto di questa città fittizia oppure falsa, oppure che ci sta qualcosa su questa città. Anche su 358 giorni e mezzo, mi pare. Ma che minchia vuol dire? Cioè, non gli ho mai dato peso, in realtà. Ancora che li chiamano strani nemici.
Tutto pazienza. Che invece vuole a me. Ai. Sono cattivi? Tutti molto cattivi? Ok. Provate a pararmi, ma non ha funzionato con questo. Con questo nemaico. Iniziano ad esserci un po' di combattimenti, Amazing, Roxas. Axel. You really do remember me this time. I'm so flattered. Oh no, ormai sei incazzato. No. No, ormai ero e Axel era una persona ferita perché ha perso il suo amico. Ma come ce ne ha due? E beh, fammo le cose fa. No, che tristezza! Ormai si è rassegnato che non si ricorda, quindi lo vuole eliminare. No! Ma perché ce n'ha due? Ma poi c'è. Pure che Keyblade, voglio dire. Tipo i due Keyblade super finali. E quick time! Ma quick time! Cioè non ce l'ha mai avuto i due! Uno per volta! No! Mi piange il cuore vedere Axel così! Ti giuro! Ti giuro, ti giuro! Non mi fanno più schivare. Bellissima sta storia. Prima mi facevano schivare. Non so schivare più niente. Ai. Ok. No. Mi fa tenerezza Axel adesso. Un amico ferito. Rassegnato. You get on their bad side and they'll destroy you. No one would miss me. That's not true. I would. Axel. Let's meet again in the next life. Yeah, I'll be waiting. Silly. Just because you have a next life. Ma in che senso? Ma non è morto! Ma non è morto! Ma non è morto! Sì, ma non è morto! Ma non l'hanno fatto morire davvero? Ma non l'hanno fatto morire davvero? È
Sarebbe finta. Donald. Goofy? Tutti i bozzolini. I bozzolini, ma non l'hanno fatto morire davvero? No, non è possibile. Stai attento. At last, the Keyblade's chosen one. Who are you talking to? Me or Sora? To half of Sora, of course. You reside in darkness. What I need is someone who can move about the realm of light and destroy Organization 13. Why? Who are you? I am a servant of the world. Non ti crede nessuno. And if I'm a servant, then you should consider yourself a tool at best. Was that supposed to be a joke? 'Cause I'm not laughing. My apologies. This is only a data-based projection. Povero Roxas! Bravo, sfoga la frustrazione. Sfoga, sfoga, bravo. Continua. Here. I hate you so much. You should share some of that hatred with Sora. He's far too nice for his own good. No! My heart belongs to me! Sora. You're lucky. Looks like my summer vacation is over. Dai. Oh no! Sora! Who's there? Che si sono ricongiunti? Sora! Wake up! Sveglia. No! Che number! E Roxas! Ma ce lo siamo assorbito! We defeated Ansem. Yep. Restored peace to the world. Found Kairi.
Oh yeah. And then we went to look for Riku. I think that's right so far. Then what? What does your journal say, Jiminy? Gee, there's only one sentence. Thank Naminé. I wonder who that is. Che dio di merda! What do you say we find out where we are? Se lo scrive tutto, no? La composizione del gruppo è per... Io pure ho... Ho pure livellato Rox, ho capito? Mi sono fermato a tutti... I... Nessuno per livellare Rox. Ma vaffanculo, va. Vai a cagare, vai. Ah vabbè, è passato tutto nelle mani di Sora. Ora puoi visualizzare i membri del tuo gruppo. Tutte le abilità in mani di Rox sono da portare la Sora. Ma come? Ma sei portato via tutto, pure i soldi e il conto in banca. Grilla mi dà dei suggerimenti su cosa fare. Cioè, ma stiamo scherzando? Che nel giro di 10 minuti ci siamo fottuti di Axel e Roxas? Mi piacevano come duo. Ma mi piacevano come duo. Ma non mi sta bene a me questa cosa. Ma mi sai che è cresciuto un pochetto pure Sora? È cresciuto pure Sora, mi sa, eh? Lo vedo un po' più alto. Cioè, vestito sempre di merda, eh? Vestito sempre di merda. Forse è più imbarazzante di prima. È cresciuto pure Sora. Vabbè, sono cresciuti tutti. Beh, Riku è cresciuto talmente tanto che è diventato Ansem. Decrepito, vecchio decrepito. Aveva 50 anni Ansem. No, una quarantina, va. Siamo 40. What's it called? Guess I must have imagined it. Sì, infatti i vestiti stanno malissimo. Ma quanto cazzo ho dormito, scusatemi. Cioè, nel senso. What do you want? Nothing. Just wondering what was back here. Now you know. This is our spot. What? You're new around here, right? I'm Pence. Hayner, nice to meet you. But we got stuff to do, so catch you later. My name's Alette. Hey, did you finish up the summer homework yet? Independent studies are the worst, huh? Homework? Hey, what are your names? Oh, sorry. We're Sora, Donald, and Goofy. Hey there. Sora, Donald, Goofy, we just met someone who was looking for you. He sure seemed in a hurry. He had a black coat on, so I couldn't see his face. But he had these big round ears. Se era Riku poteva interessarmi, Topolino non me ne frega niente. Where'd you see him? Certo che se Riku si tira giù il cappuccio e informa Ansem, che vabbè in realtà è Ansem. Later. Di biancorpo. Rimane stecchito lì dove sta. Yeah, let's get to the station. Ma l'ho già detto che sono confusa? Sì, l'ho già detto. Ma quindi c'è tutto quello che abbiamo fatto con Roxas, che era un rompimento di coglioni, non è servito a niente.
Boh, vabbè. Poverino, lo capisco Roxas che era un rompicoglioni, cioè nel senso non sa niente, non si ricorda niente. Succedono cose, non capisce, come me, uguale. Succedono cose, non capisco. Gli strani nemici? Sì, però nell'uno sapevi rotolare. Mo che te è successo che non sai più rotolare. Però questo paese sta un anno fermo. Appena esce, cammina, corre, zomba. E no, è stato pizza dei muscoli. Battaglia lunga. Ai. Volevo vedere anche la fisioterapia di Sora, esatto. Oh, ma che è? Oh, ciao, giocherino, non t'avevo visto. Come stai? Come stai? Axel non può essere sparito. Cioè l'hanno costruito. È il personaggio meglio costruito fra un po', Axel. Non può essere sparito. Con un senso, una crescita, uno sviluppo. Ma non è biondo, è uguale a prima. Grand number del King, attenzione, entrata storica, scenica, come sempre, se no lui non entra, non fa niente, se non può farlo, se non può farlo in grande stile non lo fa. You gotta board the train and leave town. The train knows the way. Here. So The Roxas comunque, cioè vi state fottendo la roba? Tanto anzi per gli esami, ma... The king? Was that really him? It could have been. Yep, I know it was. Ma perché Momiki fa il misterioso? The king was locked in the realm of darkness, right? Uh-huh. But we just saw him. Yep. And if the king is here, that means Riku's here. He's gotta be. Well, I'm gonna go look for Riku. I can go back to the islands together. È complicato. What are you two gonna do? Oh, of course, Sora. Do you have to ask? Hey, what's so funny? Your face. What do you say, guys? Let's stick together for one more journey. Ma lui si è accorto che è cresciuto. Piango. Oh yeah. Come on. Ma lui non si è accorto che è cresciuto, secondo me. Borsellino, contiene 500, un dono del re, un dono del re. Ma poi perché ce l'aveva il re? Se in realtà ce l'aveva Ansem, Riku Ansem. Ah, forse è solo un sacchettino simile, ma non è lo stesso sacchettino. Ha senso. No, no, è proprio quel sacchettino. E perché ce l'aveva il re? Dovrebbe avercelo Ansem Riku. Ma lui non si è accorto che è cresciuto, secondo me. A un certo punto dice, ma perché le mutande mi stanno strette?
Diario segreto scritto da Ansem. Wait up. Huh? Hey, Sora. What? Nothing, but we came to see you off. It just seemed like something. Ma chi ve conosce? Ma che volete? Oh. Really? Thanks. You should hurry and get your tickets. Right. Huh? What is that? They're the same. In questa città vendono solo quelli. Poco da fa. Three tickets, please. È una delle due per forza, Vale. You're thinking too much. Yeah, you're right. Cioè, loro si ricordano qualcosa? Si ricordano o non si ricordano? Però la città è finta, quindi loro sono finti? E chi l'ha creata? L'ha creata Deez? Coglioni. Troppe domande. Ma soprattutto, perché non si è accorto dei vestiti gli stanno stretti? Potevamo passare al negozio di accessori a prendere dei vestiti. Me l'hanno detto 7 volte che è finta. Poi non so in quale termine sia finta, se a livello fisico, se a livello di persone, però 7 volte mi hanno detto che è finta. Ma veramente vorrei andare a prendere dei vestiti nuovi. Ok, let's go. Bye. Hey, Sora? You sure we haven't met before? Positive. Why do you ask? I don't know. Cioè loro sentono Roxas, ma lui non lo sente. Cioè addirittura Roxas riesce a far uscire emozioni in lui che è un nessuno. Però adesso dovrebbe essere completo. Right. See ya. Troppe complicazioni. Poi loro che vogliono, cioè non... Cioè, vabbè. Ci sono questi sguardi d'intesa. No, Joyer. Dai, dai, che andranno bene gli esami, non ti preoccupare. Ci vuole impegno per farsi bocciare a settembre. You know? I'm sad. We'll be back. Yeah, we can visit Hainer and those guys again. Che è successo?
Siamo nell'iperspazio temporale. No, no, ma Crepuscopoli esiste. Nell'iperspazio temporale. Guess that's that. Let's go. Go where? It's not like we have homes to return to. Ah, ok, quindi sono due Crepuscopoli, una era copia. We don't exist, remember? Aspetta, ma lui esiste! We may not have homes. Cioè, lui è vivo! But there is some place I want to go. And someone I want to see. Same here. So, you think you might let us go? I know you're here to get rid of me. Ma mo questo chi è? Tiz wants to get rid of me. Go. Okay. You sure about this? I owe you both. For what? Castle Oblivion. You helped us. You don't have to tell me twice. Thank you. Quanta leggiadria. Come corre, infatti. Cioè, anche Axel era una coppia? Diz ha un potere immenso. There goes our ride. Scusate. Ho visto la faccia. Oddio. Ok. Ok. Quindi. Era di Dal. Va bene, nel senso, una copia virtuale. Quindi fermi tutti. Fermi tutti. Roxas viveva nella città finta o nella vera Crepuscopoli? Punto 1. Roxas viveva? Nella Crepuscopoli falsa. Perché ha ucciso Axel. Falso. Di dati virtuale. Quindi ha incontrato un Sora falso. Però poi si è svegliato quello vero. Quello vero che si è svegliato nella città falsa. Axel cosa ha disertato l'organizzazione 13 che adesso sta con Namine? E questo Ansem Riku, che però in realtà è uno strascico di Ansem, vero? Mi fa paura. Mi fa paura. Ah, quindi fisicamente Sora era stato ficcato nella città finta. Sì, a che cosa? Perché la live è indietro, magari ho fatto un'altra domanda. Era Sora vero messo nella città finta pure lui? Quindi in tutta la città finta, con gli abitanti finti e le cose finte, Roxas e Sora erano veri. E quindi mo Roxas è dentro di Sora, perché comunque sono due metà.
L'Axel che è morto e l'Axel finto. Qui dice Axel, vero che mo si è unito a Namine? Per cercare Roxas. Ma Namine lo sa che Roxas si sono uniti. Quindi che cazzo cerca? Boh, mo Namine sta con Axel, Dio solo sa. Perché stanno tutti con l'organizzazione. Boh. Dis dove è finito? Boh. E Ansem mo che vuole dalla vita sua? Che poi quell'Ansem quanto è ricco? Quanto è Ansem? Perché nell'aspetto è Ansem, ma nelle azioni è pienamente ricco. E allora perché ha l'aspetto di Ansem? What's going on? I sent some of my lackeys inside to see if the master of this here tower's as big and tough as they say. Word is, he's a real powerful sorcerer, which would make him the perfect bodyguard for me. See, it don't matter how tough he is. Once he's a heartless, he'll do as I say. That's right. Finalmente si riparla di Ansem. Why, with all those heartless at her side, my dear friend Maleficent is gonna conquer everything. And since I got me a debt to pay, I'm going round to a bunch of different worlds and building an army of heartless, special for her. Attenzione, Pietro ci prova con Malefica. Go on, Scram, I'm behind schedule. Malefica! You ought to find something nicer to do. Malefica! L'ha fatta a brutta fine. Please? Tornata. What are you two Nimrods doing here? What are you doing here? You know him? We sure do. Pete's been causing trouble for ages. His Majesty banished him to another dimension a long time ago. I wonder how he escaped. You want to know how, eh? Well, Maleficent busted me out, that's how. And now your world, no, all the worlds are gonna belong to yours truly. Cause Maleficent's gonna help me conquer them. Maleficent, huh? Oh, what are you laughing at? Why, Maleficent's power is so great that... She's toast. Huh? Sorry, but Maleficent can't help you now. Ma è impazzito, Sora. You! So you're the ones that did it! Well, we might have had something to do with it. Impazzito, Sora! Troppo sicuro di sé! Round up! Dov'è il tasto sicurezza? Guarda che Roxas 2 ne tirava fuori. Due eppure quelli belli potenti. Fai schifo. Guarda adesso come combatte, guarda come combatte. Guarda che roba incredibile. Squadrone incredibile, eh. Wow, cioè pazzesco. You just wait. Nobody, and I do mean nobody, messes with the mighty Pete. So mighty Pete, who lives in this tower anyway? Oh, you don't know, eh? Well, it's old Yen Sid. Of course, he's probably a heartless by now. Master Yen Sid lives here. Ma chi è? Partito Paperino, raga, partito Paperino. Yen Sid is the king's teacher. Wow, sounds powerful. Poverino. Vabbè, io sta parte me la gioco, non sembra lunghissima. Non sembra lunghissima. Ci stiamo capendo qualcosa? Sì, ma no, come al solito. Rassegniamoci. Ah, è lunga sta parte?
sembra lunga. Ma non sembra lunga. I dialoghi, vabbè. Ma che è sto zoom? Sono tutti i dialoghi, va bene, va bene. Voglio vedere Ian Sid, veramente. Una freccia. Oppure un pene alato, vedete voi. La scalinata è imprevedibile. Oh wow. Quella è la porta che devo... La luna. Un pene là. Leggi Ian Sid al contrario. Disney. Ah! Che simpatici. Niente, gli sviluppatori di Kingdom Hearts abbiamo capito che erano un momento di fissa con anagrammi e giochi di parole e erano partiti per la tangenziale. Well, it's a good thing we're on the job then. So the worlds aren't at peace after all? Domanda, adesso Aris è scappati fuori gli Atlas, dopo che comunque Sora, in Kingdom Hearts 1, aveva chiuso le porte di Kingdom Hearts, quindi tecnicamente gli Atlas non ci dovrebbero stare. E invece ci stanno. E fin qui. Va bene. Ma i simili, quindi nessuno bianchi, i simili. Nella città finta. Ce li ha messi Diz oppure c'era tutta una loro? Perché mo non ci stanno più i simili. Invece nella città finta c'erano i simili. Ciao Riku. Allora si inizierà a leggere tutti i nomi al contrario. Vero, a proposito di leggere dove sta il diario di Ansem? C'avevamo un diario? Dove sta? Crepuscopo, l'indice, diario di Ansem. Diario segreto di Ansem. Ho commesso un grave errore. Il mio studio sull'oscurità del cuore doveva consistere in un semplice test psicologico, ma le cose sono precipitate. Incoraggiato da Yenzo, il mio apprendista più giovane. Yenzo! È lui quindi che ha finito di scrivere il diario di Kingdom Hearts 1. Famoso Yenzo. Onzei non va. Ho costruito un laboratorio enorme nel sotterraneo del mio castello. A mia insaputa i miei apprendisti hanno iniziato a raccogliere numerosi soggetti su cui realizzare pericolosi esperimenti sull'oscurità del cuore. Appena ho scoperto Yenzo de Roma. Appena l'ho scoperto, ho convocato i miei apprendisti e ho ordinato loro di interrompere gli esperimenti, ma anche distruggere tutti i dati raccolti fino a quel momento. Cosa stava accadendo nei cuori dei miei adorati apprentisti? Possibile che mentre esploravano misteri dell'oscurità si fossero persi negli abissi del buio?
No, raga, questo non è Ansem. O questo non è Ansem o l'altro non era Ansem. Sono due persone completamente diverse. Cioè, nei primi diari c'era l'ossessione per il buio. E qui neanche inizia... E qui neanche inizia a parlare dell'oscurità, che dice no, ma grave errore, no buono, no buono oscurità. No buono oscurità. Dobbiamo interferire con ciò che accade nel profondo del cuore altrui. Per nessuna ragione al mondo. Il mio errore mi ha fatto cadere nella disperazione. Un visitatore dall'altro mondo è arrivato a calmare il mio animo. Un piccolo animo topolino è giunto a mano una chiave. Il mio migliore Keyblade è morto informato. Cambiava di nuovo. Per il numero 1 all'8 invece erano 13. Perché l'8 dovrebbe essere, ma non mi ricordo. L'8 dovrebbe essere quello in cui Ansem dice: vabbè, devo diventare un Heartless, bla bla bla. E poi fallisce l'esperimento. E nel diario dopo c'era tipo: ah, il soggetto fa così, 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 così. Gli ha ciulato il nome! Per te era l'uno, vabbè. Allora, io ero rimasta con i diari dell'uno. Dopo averli raccolti tutti, a un certo punto rileggendo, ho detto sì, ma a questo punto cambia qualcosa, perché Ansem decide di diventare un Heartless per approfondire questo, questa cosa dell'oscurità, insomma, voleva diventare un Heartless, proprio, è diventato... Però poi viene scritto, qualcosa è andato storto, bla, bla 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 bla, non mi ricordo esattamente che cosa dice. Però a un certo punto si vedeva uno switch come se qualcuno da fuori stava osservando Ansem che era diventato Heartless, che però è diventato un Heartless speciale, cioè non è andato a buon fine. E quindi io lì avevo detto, boh, ci sono due Ansem, ma qua se ne stanno tre. E allora a questo punto, quando vi dico che dice Ansem, non so, matta io. Quando vi dico che dice Ansem, non so, matta io. Quindi, se dice Ansem, e potrebbe essere, e potrebbe aver senso, l'Ansem che è dentro di Riku non è Ansem. Crede di essere Ansem, ma non è. Oppure gli ha solamente ciulato l'identità. E quindi poi c'è Xemnas, che è il nessuno del finto Ansem.
potrebbe avere senso. Ma perché qui? Raga, cazzo, cioè qua è assurdo. Qua è assurdo. Cioè qua dopo tre righe, dopo aver appena messo piede negli esperimenti, va di Jens, non ce ne frega un cazzo, non è di Jens, abbiamo capito. Oppure è Jens che adesso ha ciulato l'identità d'Anselmo. Cioè qui è palese che dopo aver appena visto l'oscurità, dice no buono, no buono. Invece l'altro anzi dice no, bella l'oscurità, mi piace. E qui parla addirittura di Topoligno. Però anche l'altro diario parla di Topoligno. Anche l'altro diario a un certo punto parla di Topolino, venuto da un altro regno, col Keyblade. Ma Topolino è un testa di minchia, parla con tutto di tutti. Oppure ha ascoltato, cioè questo Anselm, l'Anselm che ha scritto l'altro diario, dall'1 all'8. Eccolo. Dall'1 all'8 l'ha origliato in qualche modo, perché ha scritto palese paro paro le stesse cose di Topolino. Ma io non conosco niente che assomiglia a Jenzo. Ma io non me li ricordo tutti. Vabbè, dal 2 al 9, ma tanto non mi ricordo fisicamente Valè che cazzo scriveva nel 2, nel 3, nel 4, nel 5, nel 6, nel 7. Ma Jenzo non... Nezio. Sonei. Sonie. E Enzo. Enzo senza. No, non lo so. Ozein. Ze. No, Zenoi. Zeino. Zeoni. Faccio cagare a fare gli anagrammi, forse sì. Zeion. Porco demonio. Vabbè, potrebbe essere questo Jenzo che puffo e ha preso l'identità di Anselm, cioè l'apprendista, ci potrebbe anche sta. Però non so, matta io quando gli dico che dice Anselm. E Anselm era Anselm. Quindi Anselm non è dice Anselm, ma Anselm non è Anselm. Santo di Dio. E adesso il Riku che sta dentro cioè l'Anselm che sta dentro Riku, in realtà non sembra neanche più l'Anselm vero, cioè l'Anselm che conosciamo noi cattivo. Si è ammorbidito un botto. Cioè è letteralmente Riku, però con l'aspetto di Anselm. Ah, manca una lettera. Zexion! Non ci pensavo. Sì, ci eravamo già arrivati alla cosa della lettera. Da mo che ci siamo arrivati alla cosa della lettera. Era l'apprendista. Vabbè, ha fatto brutta fine, però. Non pensavo al fatto dell'organizzazione 13. Sinceramente, l'avevo tolta. L'avevo tolta l'organizzazione. Ok.
Che apprendista allegro che aveva. Che apprendista simpaticone che aveva Anselm. Allora se Zexion non c'entra niente col... non può c'entrare nulla con l'Anselm falso. È una un'altra persona. Ma non può, lì non c'entra niente questa cosa. Ha fatto già brutta fine. A meno che non riappare, ma boh. Poi l'ha fatta pure ingiustamente la brutta fine, da quello che ho capito. Cazzo, bello! I miei sei apprendisti. L'organizzazione sono un po' di più, però. L'organizzazione 13 sono gli apprendisti di Anselm. Però manca gente. Sei, sette con Anselm. Manca gente. A meno che poi gli apprendisti non avevano apprendisti. Gli apprendisti degli apprendisti. Ma poi questo Anselm è così pacato. È così pacato e razionale. E potrebbe stare benissimo contro nessuno dicendo che non dovrebbero esistere, perché comunque ha capito che l'oscurità non è bene. Avvaloro la tesi di Dizzo. Avvaloro. E ma poi, ok, va bene, dall'1 all'8 sono stati scritti da X persona che si finge Anselm. E dall'8 al 13, o meglio, dall'8 al 12 a questo punto? Dall'8 al 12 manca una persona. Perché dall'8 al 12... era il momento in cui Anselm ha deciso di diventare un Heartless, che però ha fallito la transformation, che potrebbe essere benissimo Xemnas, però non dovrebbe stare lì con lui tecnicamente a vedere quello che succede, dovrebbe stare dall'altra parte il nessuno. Quanti diari ci sono? Quanti diari su Kingdom Hearts 2? Ma non c'ho... Non c'ho molti indizi. Che vuol dire quale numero ricorre sempre? Per 10. La X. Che cazzo è? Ah, buongiorno, tu sei il signor Disney allora. Mastro Yedzed, Yedzed Ada. Hey there. Sora, show some respect. Ma il 13 è Sora. E Roxas, quindi il 13 non è possibile. So, penso solo alla X, Sora. Ma mi ricordo manco il caso sia il 10. Have you seen the king yet? Yes, we did, Master, but we didn't get a chance to talk to him. Yes, the king has been quite busy of late.
Therefore, it would seem that the task of instructing you three falls upon my... Ma è bellino, però! You have a perilous journey ahead of you. You must be well prepared. You mean, we have to go on another quest? I was looking forward to finding my friend Riku, so we could go back to the islands. Yes, I know. However, everything in your journey, Sora, is connected. Whether you will find your way home to the islands, whether you will return alone or with your friend, and whether or not the islands will still be there. And the key that connects them all is you, Sora. I'm the key? Pam in faccia Pippo! Chosen wielder of the Keyblade, you are the key that will open the door to light. This book contains valuable knowledge you will need for your journey. Study it carefully. Once you have finished, we will speak of the enemies you will surely confront. Berlina 2.0. Tredici diari totali, perché poi adesso ci dicono che sono numerati da 0 a 12, che si inizia dallo 0 e allora finisce al 12, però poi in italiano dall'1 al 13. Gli piaceva sto 13. Ricco, grazie mille della sub. Davvero? Grazie, grazie, grazie mille della sub. Sì, però in totale sono 13. Sì, 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 in totale sono 13, però la numerazione è da 0 a 12. Reale, e poi nella traduzione qua hanno messo dall'1 al 13, che sinceramente è più figo, perché almeno c'è il 13. Ma che vuol dire vuoi la lingua degli dèi? Che vuoi? Cosa ti serve? Io sono un attimo... Così. Ogni viaggio parte degli incontri fortuiti, ogni incontro d'origine ad addio. Quando ad addio da inizio un altro viaggio, i monti aprono i propri cuori. Voi prescelti della luce. Voi prescelti della luce! Voi intrappolati nell'oscurità. Voi amici uniti dalle chiavi che vi allontanate su sentieri. Voi quanti? Voi io! Voi io! Voi quanti? Io e Topolino! Voi? Sembrano tanti di più. Quando doppiate... Vabbè, c'è pure Roxas, ma Roxas vabbè, in realtà sono io, però... Voi non mi piace! Ho l'impressione che a un certo punto anche... Boh... Un sasso a un certo punto evoca un Keyblade. Questa strana sensazione. Quando una mano vi stringevate smarrita, rivolgete lo sguardo al cuore di una volta, perché io vi troverete tutte le risposte. No, mi sento che fra un po' davvero il sasso accanto a me evoca un Keyblade. Interludio, un luogo di sogno, un triste addio che legge quel mondo di mezzo. L'illusione, il cammino scelto dal giovane conduce ai suoi ricordi. Quando i santi travolto dallo scorrere dei giorni e delle notti riguarda i tuoi passi. Anche lì, cioè, infatti già pure lì, però lo evoca un po' più a umma umma. La storia che verrà mai il giorno in cui questa lotta finirà.
Appare differente ogni persona. Possibile che la realtà sia celata. La ragione è insita nell'esistenza. Tutto che si può cedere ai ricordi. Non temere, affido al corpo i flutti rastriguetti della tua memoria. Presso il tuo riposo effimero terminerà. E tutto avrà inizio. No, ma mi serve sto libro. Cioè, senza sto libro, senza sto libro non avrei capito nulla, eh. Mi piace la regola 8 dell'avventuriero. Vedi una scena fantasmatica. Mare di nuvole. Posso entrare, ma chi se ne frega? Mappa della torre. Leggili e imparali. Va bene, io potrei essere contenta. No, oggi finisco molto contenta. Perché mi piacciono i diari di Ansem. I diari di Ansem, secondo me, sono il giusto equilibrio per districare questa storia così complicata. I filmati ti buttano dentro informazioni che tu in magazzino la maggior parte delle volte scordi perché è troppa roba no sense, che poi in un futuro molto lontano, forse addirittura di capitoli a posteriori, riesci a mettere a posto. Invece i diari di Ansem te fanno ragionare. I diari di Ansem sono tanti piccoli anellini che congiungono cose e ti fanno pensare. Soddisfatta oggi. Soddisfatta.